taglio del nastro per la villa del Franco ad Avellino incontrata a Baccanico, inaugurazione questa mattina anche di altri spazi adibiti a verde. Con Iopo ci siamo chiesti e ci chiediamo se la città è in grado poi di tenere in ordine questi parchi, se la manutenzione viene fatta, se i cittadini, così come l'amministrazione comunale, tutelino il verde pubblico. Con Iopo quindi siamo andati a fare un giro purtroppo desolante per i parchi abbandonati della città.